e si disperasse. Per questo motivo, all'imbrunire, il mangino, i due disgraziati che erano di fianco a Gesù, ordinò di fargli spezzare le ossa a bastonate, di modo che morissero soffocati sotto il loro peso. A Gesù invece, istintivamente, con la lancia, gli colpì il costato. Gesù era già morto, ma dal costato uscì un getto di acqua e sangue. La tradizione dice che uno schizzo di sangue andò sul viso a Longino. Lui era destinato alla cecità in un occhio per una patologia che all'epoca non era curabile. E guarì all'istante, fece un po' come San Tommaso. È per questo che realizzò il fatto di aver colpito e costato il figlio di Dio. Si convertì, andò sotto la croce e fece un fagotto di tutto quello che era uscito dal costato di Gesù. Dicevo, fece un fagotto e scappò. Scappò via perché 3 giorni dopo Gesù è risorto. I romani che erano in Palestina all'epoca non erano certo cristiani. E vedendo da un lato la guarigione inspiegabile di Longino, ma soprattutto vedendo che Gesù li aveva gabbati, perché se vi ricordate gli aveva lasciato il sepolcro vuoto, in ordine e aperto, iniziarono a pensare che quello che aveva raccolto Longino sotto la croce avesse dei poteri straordinari, gli corsero dietro. Questo accadeva nel 33 dopo Cristo. I romani riuscirono a beccare Longino circa 7 anni dopo, attorno al 40 dopo Cristo, qui a Mantova. Perché a Mantova invece che a Canicate? A Mantova perché all'epoca usava che l'esercito gratificasse alcuni soldati dandogli anche in concessione delle terre da coltivare, e le zone più ambite perché più fertili erano fra Cremona e Mantova lungo il corso del Po, per motivi geografici che conosciamo tutti. Longino sapeva di aver dietro la schiena i romani che gli stavano dando la caccia. Poco prima di essere arrestato, fra la Basilica e la rotonda di San Lorenzo, la costruzione rotonda sulla destra che per rientrare, voluta poi da Canossa nel 1048, ma all'epoca non c'era nessuna delle due, scavò un buco in terra e sotterrò la reliquia. I romani lo arrestarono. Lo arrestarono, torturarono prima a sangue e poi a morte, pur di farsi dire dove lui avesse nascosto la reliquia, ma di questo segreto se lo portò all'altro mondo. E lo ringraziarono i romani, dandogli, per la mancata collaborazione, come ultima tortura, gli tagliarono la testa a 300 metri qui dalla Basilica, dove oggi c'è la chiesa del Gradaro, che per chi conosce un po' la zona è verso Palazzo Te. Di Longino e della reliquia nessuno più ne parlò per 750 anni, 7 secoli e mezzo. Infatti, la data ufficiale del ritrovamento, del primo ritrovamento della reliquia, è l'804 dopo Cristo. Cos'è successo? La reliquia è andata completamente smarrita in 7 secoli e mezzo, se è comprensibile, e per ritrovarla dovete intervenire direttamente a Sant'Andrea. Ed è per questo che la Basilica è dedicata a Sant'Andrea. Fu lui che dovete individuare una persona alla quale rivelare in sogno dove fosse nascosta la reliquia. Per motivi a me sconosciuti scelse frate Adalberto, quello che avete visto nell'affresco della cappella di San Longino. Fu compito di frate Adalberto di andare poi dai Canossa a raccontargli, a spiegargli come mai non sapesse dove fosse nascosta la reliquia. Il tempo che impiegò il frate Adalberto a convincere Canossa io non lo so, ma ci riuscì. E dovete sapere che Canossa, una volta certi di quello che diceva Longino, Canossa era un casato che governava anche Mantova, ma aveva le terre di proprietà che andavano dal lago di Garda fino quasi a Roma, per cui tutto il vecchio stato pontificio era di loro proprietà. Ed è per la forza di chiamare in causa il Papa, che venne a Mantova. Il Papa autorizzare gli scavi per il ritrovamento del preziosissimo sangue. Scavarono dove frate Adalberto gli aveva detto che lì c'era superata la cassa di piombo contenente il sangue di Gesù Cristo e fu ritrovata. E in quel frangente fu il Papa stesso a autenticarne il contenuto. E c'è scritto che durante gli assaggi degli scavi che fecero qui davanti alla Basilica di Piazza Mantegna furono ritrovate anche sotterrate le ossa di Longino, che per motivi a me sconosciuti era stato sotterrato nel posto che poi sarebbe diventato l'ingresso principale della Basilica, a volte il caso. Fu riconosciuto tale, non tanto perché aveva forse la testa dove c'erano i piedi perché gli avevano tagliato, ma perché con sé aveva ancora la lancia. La lancia di Longino seguì poi un ramo della storia tutto particolare, perché fu voluta da un sacco di gente potente, fra i quali ricordiamo gli ultimi in ordine di tempo, gli austriaci che se la portarono a Vienna, e Adolf Hitler che se la andò a prendere a Vienna e se la portò a Norimberga, perché pensava che avendo trafitto il costato del figlio di Dio questo gli avrebbe dato la forza, il coraggio e il potere di vincere la seconda guerra mondiale, che invece grazie a Dio ha perso. Una volta suicidatosi la punta della lancia di Longino venne ripresa e venne riportata a Vienna. Sappiate che se andate a Vienna la troverete
custodita la punta della lancia di San Longino. E la storia della lancia di San Longino l'ha fatta, della lancia di San Longino l'ha fatta raccontare poi dagli austriaci. Torniamo in Italia, dicevo che Longino fu riconosciuto tale e fu riconosciuto santo, proclamato santo, pardon, per il martirio del silenzio, e una volta costruita la basilica le sue ossa riposano nella tomba della, dove c'è la cappella di San Longino. Questo è il motivo per il quale noi qui custodiamo da quasi 2000 anni il sangue di Gesù e lo teniamo dentro due sacri vasi che assomigliano a questi che ci sono di fianco alla croce. Questi sono due brutte copie. Quelli veri sono d'oro massiccio, che è un dettaglio, ma la parte importante è quella superiore, che a differenza di questi è in cristallo trasparente, e dentro ci sono due ampolle, anch'esse in cristallo trasparente, e in un vaso si vede chiaramente la terra intrisa dell'acqua e del sangue di Gesù, nell'altro vaso invece ci sono i grumi di sangue di Gesù Cristo che sono ancora a distanza di 2000 anni integri e rossi. Noi li custodiamo dentro questa, la schiena di questo altare. È vero che è la schiena, ma se alzate il naso e guardate il crocifisso, vedete che Gesù guarda da questa parte, perché questa è la porta d'ingresso e di uscita del suo sangue. I vasi sono dietro quel basso rilievo in bronzo, quella roba di gialla in rilievo. La parte inferiore, quella marroncina, viene via con una cosa che non vi posso spiegare. E invece con una cosa che non vi posso proprio dire è che facendo determinate operazioni durante le operazioni di apertura, che sono abbastanza complesse, improvvisamente si aprono a scatole toppe per 12 chiavi e 24 combinazioni. Le chiavi sono sparse per tutta la città. Prefetto, vescovo, capitolo generale della curia e parroco delle cinque parrocchie. Ogni venerdì santo si riuniscono, si mettono poi in fila, mi consegnano le chiavi, lo dispongono sull'altare in ordine d'apertura e poi a turno vengono chiamati, perché ognuno custodisce più di una chiave, e gli diciamo dove inserire la chiave e poi in un orecchio gli diciamo, gli sussurriamo da che parte devono girare il polso. Quando tutte e 12 le chiavi sono state utilizzate e i tre sbarramenti sono aperti, prendiamo i due sacri vasi, uno al vescovo, l'altro al capitolo generale della curia, e in processione vengono portati su in navata a disposizione dei fedeli tutto il giorno. La notte del Venerdì Santo è l'unica notte dell'anno in cui i vasi escono fisicamente dalla basilica in processione. Facciamo la processione per il centro storico, a notte fonda, ritorniamo in basilica, viene detta la messa, scendiamo in cripta e poi i vasi vengono rimessi al loro posto, rivengono chiusi con la procedura al contrario, e noi ci ostiniamo comunque a non raccontare a nessuno che noi qui custodiamo la reliquia più importante e preziosa che esista nell'universo conosciuto, perché è l'unica parte del corpo di Gesù Cristo. Le motivazioni possono essere molteplici, io ne ho trovata una, vediamo se vi piace. Dovete sapere che dall'804 d.C. a metà del 1800, in questa fascia temporale di 1000 anni, tutti quelli che hanno varcato le Alpi per venire a invaderci, non si sono mancati, poco prima, oltre che andare a Firenze, Roma, Bologna, Venezia, a rubare quello che ritenevano opportuno, passavano anche per Mantova. A Mantova trovavano una situazione particolare, perché prima che passasse di qua all'inizio del secolo scorso un signore chiamato Mussolini e con una bonifica ci attaccasse alla terraferma, nei millenni precedenti Mantova era un isolotto di terra al centro di un acquitrino putrido, puzzolente e malsano. Qui si moriva di malaria fino all'inizio del secolo scorso, però militarmente era imprendibile, e di volta in volta gli eserciti che arrivavano a Mantova, invece che prendersi per forza, si prendevano per fame. Si disponevano intorno ai laghi e aspettavano che ci fosse un incaricato che andasse sul ponte di San Giorgio, che dietro il castello di Gonzaga era levatoio fino all'inizio del secolo scorso ed era l'unico punto di contatto con la terraferma, andavano a discutere quanto era lì che si volessero portare via. Ho raccontato questa storia qua dei 1000 anni, che è anche noiosa, perché dovete sapere che la reliquia che ci ha portato qui Longino, la quantità era grossa, era cospicua. Noi qui custodivamo anche la spugna intrisa di aceto che serviva a inumidire le labbra di quei disgraziati che prendevano. Oggi abbiamo tre cucchiai di terra e tre cucchiai di sangue. Perché? Perché proprio a metà del 1800 furono proprio gli austriaci che vivevano con noi in Lombardia all'epoca, c'erano adesso a Milano, la Cirozonata, tanto per vera. Loro sapevano, non ci avevano invaso, sapevano, conoscevano la nostra storia, sapevano che noi qui custodivamo quei
13 kg più o meno di oro massiccio che erano i due sacri vasi. Infatti poco prima che Radeschi tornasse a casa sua, con suo esercito, un gruppo di soldati entrò in basilica di forza, scritto. Entrarono coi cavalli di forza, ruppero quello che era l'eterno opportuno, si fregarono quello che era l'eterno opportuno, scesero in cripta, aprirono la cripta di forza rompendola, presero i sacri vasi, dispersero il contenuto per loro, non interessava quello che c'era dentro e se li fregarono. La cosa fece molto scalpore all'epoca, riuscì a far schifo addirittura gli austriaci, che non è cosa da poco, e nelle quali obbligò l'esercito a ricostruire tutto quello che era stato rotto. Ma i sacri vasi ad oggi, dicembre 2023, ancora sono a casa di qualcuno, non ce li hanno restituiti, anche se erano austriaci. Come mai, dicevo, abbiamo ancora quella reliquia? L'abbiamo perché, grazie a Dio, chi l'aveva come noi custodita in questi mille anni che vi ho noiosamente raccontato, prudenzialmente ne avevano prese due parti. Una parte era stata sotterrata sotto il pavimento del Duomo di Mantova, l'altra è stata sotterrata o seppellita sotto i pavimenti della Basilica di Santa Barbara, che è dentro il castello di Gonzaga. Quando Radeschi tornò a casa sua, le reliquie furono disseppellite, furono ripristinate, fecero rifare i sacri vasi, fra parentesi ci furono donati quelli che abbiamo oggi, che sono ancora passeggio di questi, dall'Austria, per mettere una pezza probabilmente a niente. Ed è per questo motivo probabilmente che noi continuiamo a tenere questi vasi custoditi senza raccontare a nessuno che noi qui custodiamo la reliquia più importante che esista per i fedeli dell'universo conosciuto. Metà dei mantovani non sanno che noi custodiamo San Gesù, che è una bestia, non si può sentire. Fa niente, lascia stare. Questa è l'ultima di tre chiese che sono state costruite nel posto del ritrovamento della reliquia. Questa fu voluta dai Gonzaga nel 1470, diede un incarico a Leo Battista Alberti, un luminare all'epoca dell'architettura, di progettare la basilica così più o meno come la vedete, di sopra a forma di croce latina, campata unica senza colonnate interne, che all'epoca era una cosa molto stravagante. Ma si ispirò al posto della cupola un tetto fatto come quello del Pantheon, quindi tondeggiante con tutto in mezzo, perché pensava che non avendo progettato i colonnati, i quattro montanti non sarebbero stati sufficienti a sostenere il peso di una cupola così imponente, una fra le 15 credo più grosse d'Europa. Morì Leo Battista Alberti un anno dopo l'inizio della costruzione della basilica, che è il 1472. Seguirono poi una serie di altri architetti. Il più importante fu Filippo Juvara, siciliano questa volta, strapiantato a Torino. Lui era già famoso, aveva già costruito questo Torino, ma se dovessimo dire oggi che titolo avesse, era un cupologo, nel senso che era specializzato nella costruzione delle cupole. Venne a Mantova, fece sui quattro calcoli, secondo lui i quattro montanti erano sufficienti a sostenere la cupola, aveva ragione lui, la cupola la sta su, grazie a Dio, e i quattro montanti sono sufficienti a sostenere questa cupola. Ma i due architetti, quindi cose stravaganti, ce ne hanno non solo gli architetti, ma anche tutti quelli che in due secoli e mezzo hanno costruito la basilica e dipinto, affrescato la basilica così come la vedete, che è uno spettacolo. È sempre uno spettacolo, io ci lavoro, non riesco a farcela di tutte le cose. Ce ne hanno lasciate un botto, quindi, di cose stravaganti. Avrete visto, entrando in basilica, ci sono questi dipinti verticali che sono illuminati, si chiamano lesene. Sembrano tridimensionali, sì, sembrano scolpiti, sì. Sembrano in rilievo, come anche il tetto della basilica. Sì, sì, il soffitto sembra in rilievo, invece è dipinto. Tridimensionale, sì. E profondità nel disegno. Nel 1470 non era neanche una bestemmia, non esisteva. Ma qui li trovate, ci sono, mi sembra, se non ricordo male, sono 49 lesene, una diverso dall'altra. Ma ce ne sono anche di peggio, di più grosse di queste che vi ho raccontato, perché dovete sapere che qui in cripta, che entrano, ci sono più di ingresso, sono 5 le entrate che entrano qui dentro. 3 sono dietro la schiena e 2 sono dall'altra parte. E sono speculari queste. La differenza fra queste e quelle è che dall'altra parte, a metà scala, ci sono due potessine alte così insignificanti in legno, che se ne aveste a casa vostra dentro ci starreste il bolso vilene dello scopettone. Le aprite invece e dentro trovate due scaloni eliculinari, mattone battuto. Eliculinare vuol dire che c'è un tronco di cilindro al centro e due rami dell'albero che salgono con due ingressi diversi e ti portano dalla cripta a 50 metri di altezza.
quando arrivi di sopra, se sei ancora vivo, nel senso che io ci piego un attimo, insomma, vale sempre la pena, scavalchi l'ultimo pezzo di cilindro ed entri dentro le intercapedini dei muri che sostengono il soffitto della basilica, che qui hanno queste dimensioni, e lì ti partono dei camminamenti, dei percorsi che oggi sono turistici, che camminano sui tetti di tutte le cappelle, di tutte le navate, di tutta la basilica. Passano sotto una zona di ingresso, che vedete guardando l'ingresso principale, torno dall'altra parte, avete visto entrando che c'è un'impalcatura fuori sulla sinistra, lì alto, lì a 50 metri di altezza c'è un'antica biblioteca che stanno restaurando, gli scaloni, quelli che portano su, eccetera. Torno dall'altra parte, scendo dalla montagna e salgo sull'acqua. A proposito, sappiate che la prossima volta che venite o che verrete, dopo febbraio, sarà aperto l'accesso alla cupola, quindi stiamo mettendo in noi in sicurezza, anche perché anche lì c'è una cosa stravagante. In uno dei quattro montanti si sale su in cupola. La cosa stravagante che c'è, non è liquidare questa scala, ma un chiocciolone largo così che parte su e sale attorno un mattone battuto da quello bellissimo. Ma la cosa stravagante è che finisce fuori dalla cupola. Non sei dentro, no? Quindi sei sul primo anello della cupola, si vede da star fuori, che è fantastico, sei sul tetto di una basilica, ma serve un panorama del genere per riprendersi perché si rampa su bene, e arrivi sopra e poi ci sono gli ultimi 5 metri per entrare in basilica, perché entri dentro nella cupola, c'è una cortesina così, una di 100 che sono sparse qui dentro, entri nel primo anello della cupola e lì hai due colpi d'occhio fantastici, perché hai 50 metri di strapiombo sulla basilica, sulla nave principale, che per me sono da urlo perché soffro le vertigini, per cui mi metto sempre con le spalle attaccate al muro della cupola e poi alzo il naso. E per gli amanti della pittura, tutto il paradiso affrescato, una spanna dal naso, e gli appassionati se lo possono sciroppare anche dei dettagli che da giù non si riescono a vedere. Per cui la prossima volta probabilmente potrete salire su anche. Siete stupidi? No. La cripta dove ci troviamo adesso fa parte del progetto degli Ombri Stradelli 1470, ma fu costruita circa un secolo dopo. Pare che sia stata costruita sulla cripta precedente della perché dovete sapere che questa basilica, che è l'ultima di tre chiese, è stata costruita sull'abbazia precedente, voluta da Canossa nel 1048. Infatti l'altare che avete visto dove dentro dorme Padre Alberto e il campanile sono antecedenti al 1470, sono del 1048, dell'abbazia precedente. Lo vedete soprattutto guardando il campanile, perché ha uno stile che è diverso dal resto della basilica, quindi lo vedete, quando si dice una scarpa e una scarpa e un zoccolo, sono due cose un po' diverse, ma c'è scritto che lo tenevano così temporaneamente intanto che costruivano la basilica, ma si vede che anche nel 1470 temporaneamente diventava poi campanile stesso in messo un motore, grazie a Dio. Dicevo, la cripta a differenza di sopra invece è a forma di croce greca. Tutti e quattro i lati sono uguali. E anche qui, come di sopra, tutta l'architettura che vedete ha un senso, ha una spiegazione, ha il suo perché. Infatti è stata costruita in modo tale che l'altare fosse sia al centro della cripta, ma sia anche combaciasse il centro della cripta col centro della cupola. Perché? Perché l'ottagono che vedete, che la delimita, sta a significare l'ottavo giorno della creazione del creato, il giorno della Pasqua. Dietro il basamento in bassorilievo in bronzo c'è il sangue di Gesù Cristo che sta a significare la carità. Le due statue che lo accompagnano, che voi andate a vedere dall'altra parte, sono la fede e la speranza. E dove ci sono i sacrifici, esattamente 80 metri sopra, c'è al centro della cupola, dove c'è affrescato il paradiso, e sopra la cupola c'è il centro della terra che mantiene la croce esterna, dove ci sono affrescate il colore dello Spirito Santo, per cui la posizione del sangue di Gesù è in asse, in comunicazione con queste cose che vi ho raccontato. Siamo a posto? Bravissimo, grazie mille, fantastico. Adesso, se vi volete fare un giro, saltando andando di là, vedendo quello che trovate, troverete delle strade chiuse, dei pozzi chiusi, troverete qui sono vie
di fuga. Provate un po' di fuga. Non muovermi, bene. Bene. Bene, basta. Sì. Mamma, cosa c'è qui? Non si vede niente. Aspetta che metto la luce. Freschi, vecchissimi. Usciamo. Vai a chiamare, eccoli già. Quando si apre lo scatto, dicono, come c'è scritto?
Santa Barbara. Questa è la chiave del vescovo, quindi quando arrivo qui chiamo il vescovo, gli dico dove inserire la chiave, poi l'orecchio gli dico gira a destra o a sinistra. Quando la cripta è completamente aperta, quello che vedete è questo. Questa è la cripta quando è completamente aperta, con due sacrilegi, i tre sbarramenti sono tutti aperti, questo è quello che si vede. Ma quel giorno lì può venire anche le persone, con c'è un strappino qua sotto. C'è casino sicuramente. E questo è il dettaglio di quello che siete venuti a vedere oggi. Questo è il sangue di Gesù. Lontano. Praticamente poco rimasto. Questo sono i volumi del sangue di Gesù. Top secret questo. Questo è il top secret. Grazie. Va bene? Grazie mille. Siete a posto? Andiamo. Andiamo su. Se volete fare un'offerta, potete lasciare sottoscritto. Sì. Quello che andiamo lì. 5 euro. Sì. Dice lei 5 euro. Adesso quando? Appena guardo, che vado su, guarda. Deve affiscare. Bene, basta rompere. Si può neanche fare una ripresa. Sì, sì, prendi qua del portafoglio, se Dio. Ah, ma forse li ho dati nel... Vieni, vieni con il carrello, prendi su le quattro... Aspetta, andiamo qua fuori. Andiamo. Grazie, molto gentile. Non so se li ho qua, aspetta. Ho la moneta, aspetta che spengo, va. Aspetta che spengo, se no. Grazie a voi. Allora, una cosa molto importante, la ringraziamo molto perché è stato molto chiaro. Ok, fine del tour.